Cioè un costruttore di strumenti musicali, nel mio caso strumenti musicali ad arco. Allora, io mi chiamo Ilaria, ho 26 anni e sono anche una liutaia. Mi sono avvicinata a questo lavoro perché fin da quando avevo 18 anni, avendo suonato per molti anni la chitarra, ho deciso che il mio lavoro da grande sarebbe stato un lavoro che si avvicinasse molto alla musica. Per costruire un violino si parte da una sezione di tronco, quindi noi prendiamo il legno, che sono due essenze in particolare, sono l'acero, che si prende dai Balcani, quindi Romania e Bulgaria, mentre l'abete è un abete della Val di Fiemme, il più pregiato è quello che c'è in Val di Fiemme sulle nostre Dolomiti. Una volta che si ha questa parte di tronco, viene tagliata a metà, e vengono unite le due metà, così abbiamo già, in questo caso c'è disegnata un abbozzo di forma di violino, e alla fine il violino avrà questa forma. Una volta ricavata la forma, si piegano le fasce, che sono delle sottili fasce di acero, sottili 1 mm e 2 decimi. Vengono piegate a caldo su questa forma, che poi verrà utilizzata per altri strumenti. Una volta sono state piegate le fasce, le tavole sono state preparate, bisogna scavare la bombatura interna ed esterna. La bombatura non è pressata, è intagliata dal pezzo di legno intero, quindi va anche scavato l'interno per avere un arco di cerchio che riesca a sorreggere il peso delle corde. Questo peso è intorno ai 30 kg. Quindi una lastra di legno di 3 mm deve riuscire con la sua geometria a sostenere tutto questo peso. Un'altra cosa molto importante sono le F, che sono quelle che fanno in pratica uscire il suono dall'interno della cassa. L'aria entra ed esce attraverso questi fori di risonanza, mettendo in vibrazione quelle che sono le parti libere, chiamate palette, che contribuiscono a dare il vero tono del violino. Lavorare con i clienti oggi è una sfida molto importante perché sono molto esigenti e hanno accesso ad un sacco di informazioni che si trovano su internet, ma anche su molti libri che si possono comprare. Ogni musicista entra in bottega con un'idea di suono che cerca nei nostri strumenti, quindi o possono commissionare uno strumento oppure vengono a provare quelli che noi produciamo e sono a disposizione dei loro musicisti. A volte è difficile perché si sono create delle convinzioni che sono sbagliate o comunque possono essere giuste in certe circostanze. Loro cercano un tipo di suono e vogliono un certo tipo di vernice, ad esempio, che in realtà va in contrasto con questo tipo di suono, però loro hanno letto da qualche parte che la vernice ad alcol è la migliore del mondo, allora pretendono questo tipo di vernice con un certo suono. Quindi devono imparare un po' anche i musicisti a fidarsi di noi liutai e a combinare due cose, perché il violino è fatto di compromessi, dall'inizio alla fine, dalla scelta del legno alla scelta delle corde finali.